L'identità è la traccia dell'altro dentro di me ed è quello che mi fa essere quello che sono. Non è possibile pensare l'identità senza l'alterità, perché noi siamo come un tessuto fatto di fili di colori diversi. Se dimentichiamo questo, allora l'identità diventa la nostra gabbia, la nostra prigione, la nostra cittadella assediata, la nostra roccaforte immunitaria. Ma se noi cerchiamo continuamente l'immunità, ricordiamocelo, immunità anche linguisticamente è il contrario di comunità, diventiamo sempre più soli, prigionieri di questa gabbia, e a furia di cercare di evitare il contagio con gli altri finiamo per fare ammalare la vita.